Buongiorno a tutti e a tutte, è un piacere essere qui oggi con voi in questa nuova edizione del Dive-In 2023. Io sono Carla Bellavia, direttore risorse umane, organizzazione e comunicazione di Gruppama. Come azienda siamo alla quinta partecipazione quest'anno e insieme con i nostri partner White Group e Marsh & McLennan abbiamo deciso di parlare di un argomento che ci sta molto a cuore. Che sono i disturbi specifici dell'apprendimento che costituiscono, per chi si occupa di HR, una delle tante sfide che dobbiamo affrontare quotidianamente, ma questa è un po' più difficile perché è invisibile. Ne parleremo tra poco, insieme ai nostri relatori che vorrei subito presentarvi. Quindi oggi sono con noi Sara De Rocco, Chief Commercial Officer Marsh & McLennan, Elena Mazza, Head of People Care di White Group, Sara Buchicchio, neuropsicologa e psicoterapeuta che collabora con l'Associazione Italiana Dislessia e poi insomma ci dirà più di quello che fa e di come sta lavorando con noi. Antonio Caterino, un avvocato che ha contribuito alla realizzazione del protocollo normativo sulle misure compensative nei concorsi ed esami abilitanti per le persone con DSA, quindi un vero e proprio esperto. E in ultimo, ma last but not least, come si dice, Pierre Cordier, il nostro amministratore delegato e direttore generale, a cui vorrei lasciare subito la parola perché ha voluto introdurre questo webinar di oggi e quindi molto volentieri gli cedo lo schermo. Grazie Carla. Innanzitutto buongiorno a tutti i partecipanti. L'hai detto, la nostra prima partecipazione risale al 2019, 5 anni in cui è cresciuta nel settore aziendale, in particolare in quello assicurativo, la consapevolezza dell'importanza dell'inclusione. Ricordiamoci che in questo periodo abbiamo attraversato l'esperienza della pandemia che, riducendo l'attività in particolare del settore terziario al digitale, non ha fatto niente altro, oltre alle opportunità che accompagnano questi mezzi di comunicazione, di evidenziare le difficoltà di alcuni ad affrontare una comunicazione maggiormente, diciamo, scritta, e quindi ha rafforzato, velocizzato, intensificato la consapevolezza di questi fenomeni. Nel frattempo, noi, Gruppama, in quanto azienda, abbiamo rafforzato il nostro impegno, aderendo al manifesto di valore D, 9 punti su cui ci siamo impegnati per la valorizzazione del lavoro femminile, facendo passare in CDA una policy dedicata alla diversity, equity and inclusion, che contiene i principi guida del nostro operato su questi temi. Ti posso assicurare che non ci limitiamo ai principi, alle linee guida, siamo veramente proprio in piena azione. Abbiamo varato tante numerose iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi del gender, dell'aging, della disabilità. Abbiamo iniziato a misurare anche con dei KPI precisi, in modo sistematico e a 360 gradi i nostri progressi, e coinvolto fortemente i nostri dipendenti nella generazione di iniziative come sportelli di ascolto e communities, lavorando ugualmente sull'accessibilità dei nostri strumenti e integrando un focus sull'integrazione della diversità nella nostra più ampia strategia di sostenibilità, che in quanto assicuratori ovviamente ci vede non solo come attori economici, ma anche, direi, quasi soprattutto come attori sociali. Facciamo corpo con la società, è importante esserne consapevoli. Sono quindi, e ho insistito presso Carla per partecipare a questa riunione che seguirò fino alla fine, che spero di poter seguire fino alla fine. Sono particolarmente orgoglioso di darvi il benvenuto per questa puntata e di partecipare, di attuare il nostro sostegno, la nostra collaborazione col Diving, che prosegue nella traccia lanciata nel 2021 nell'esplorazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Ma per saperne di più, mi rivolgo alla persona che ne sa molto più di me, Carla.
Sì, poi la Passerocchi ne sa ancora più di me. E, dicevamo prima, abbiamo scelto questo argomento e l'abbiamo definito una sfida invisibile. Perché una sfida invisibile? Perché è una sfida un po' più complessa da individuare, tenendo conto che talvolta sono le persone che soffrono di disturbi dell'apprendimento le prime a non esserne consapevoli. Una cosa che ci ha colpito, e quindi in azienda è anche più difficile tenerne conto e gestire le situazioni e creare un contesto che sia di supporto, che sia realmente inclusivo. Ci diranno di più i nostri esperti, ma nel settore della scuola si inizia adesso a lavorare in maniera più strutturata su questi aspetti, anche grazie alle leggi che sono state emanate, ma nel mondo del lavoro invece siamo ancora abbastanza indietro. Eppure i numeri che riguardano gli disturbi specifici dell'apprendimento sono impressionanti e c'è da considerare una grandissima quota di sommerso. Ovvero di situazioni che non sono note alle persone o che non vengono dichiarate. In questo senso, un argomento quale questo, che può apparire come un argomento di nicchia, in realtà non lo è affatto, e lo diventa ancora meno quando si inizia a ragionare, come stiamo facendo con l'Associazione Italiana Dislessia, nella diciamo, revisione e ripensamento dei processi rivolti alle persone. Perché ci si rende conto che il principio ispiratore dell'attività che un'azienda può fare per facilitare l'accesso alle proprie attività da parte di tutte le persone, in realtà si fonda proprio sul cosiddetto design for all, quindi sulla possibilità, lavorando su migliorie che finiscono per beneficiare il DSA, le persone che hanno disturbi specifici di apprendimento, in realtà si finisce col facilitare l'accesso di tutti agli strumenti e ai processi. E questo è una grandissima consapevolezza che in realtà noi abbiamo acquistato iniziando a lavorare concretamente sul tema, perché finché non ci si mette, diciamo, concretamente sui processi e si capisce in che modo li si può migliorare, non si realizza fino in fondo questo tema. Siamo molto affezionati al Devin perché in realtà il nostro legame con l'Associazione Italiana di Dislessia è nato proprio in occasione di un evento, di un seminario per il Devin nel 2021, in cui appunto una delle nostre aziende partner ci ha introdotto, e io benvenuti di Associazione della Dislessia, che poi ha creato il contatto, e da lì è nato il nostro percorso. Il nostro percorso, di cui poi vi parlerà Sara, che poi vi racconteremo, che ci vede in questo momento impegnati nell'ottenimento della Dyslexia Free Company Certification, quindi di questo certificato che di fatto attesta il fatto che abbiamo rivisto Dyslexia Friendly, sorry, che attesta di fatto l'aver rivisto i nostri sistemi, i nostri processi, il nostro approccio al lavoro per essere realmente inclusivi nei confronti di chi soffre di disturbi specifici dell'apprendimento. Mi fermo qui perché poi vorrei passare la parola a Sara che ci dirà qualcosa di più. Colgo però l'occasione per ricordare a chi ci ascolta che è possibile fare delle domande utilizzando la chat. Quindi vi preghiamo di mettere eventuali domande in chat, indicando eventualmente anche a chi la domanda è rivolta. Non abbiamo tantissimo tempo per rispondere, ma cercheremo alla fine di lasciare uno spazio per poterle gestire, quindi iniziate da subito e poi man mano che andremo avanti con gli interventi, ci sarà qualcuno che segue appunto le domande in chat. Grazie a tutti, buon proseguimento e passo subito la parola a Sara. Grazie Carla, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie a Gruppo Ma, grazie a Daivin per questa preziosa opportunità anche di riparlare, perché appunto, come diceva Carla, non è la prima volta per Gruppo Ma che in un Daivin si parla di questo tema. Quindi ecco a me l'onere, ma soprattutto l'onore di introdurvi a questo tema, ma anche di guidarvi nell'incontro di oggi, perché vedrete sarò io anche a passare la parola agli ospiti che si susseguono. Permettetemi di condividere un PowerPoint che mi guiderà nel
nell'introdurvi a questa tematica. Allora, vorrei iniziare il mio intervento con un breve esperimento. Vi chiedo di leggere il testo che tra pochi istanti apparirà nella slide. Provate a leggerlo. Non è stato facile, vero? Avete appena sperimentato una delle difficoltà che si nascondono dietro la dislessia. Ma che cos'è la dislessia? La dislessia è un disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo, che è esattamente quello che ciascuno di noi deve fare per leggere, quindi tradurre il simbolo in un suono. La dislessia fa parte dei disturbi specifici dell'apprendimento, noti anche con l'acronimo DSA, e secondo le ultime stime, come diceva Carla, interessa il 5% della popolazione italiana, quasi 3 milioni di persone. Se questa percentuale del 5% la applichiamo ai 300.000 studenti e studentesse che ogni anno escono dalla scuola per inserirsi nel mondo del lavoro, stiamo parlando di 15.000 giovani con DSA che ogni anno in Italia si trovano in questo periodo di transizione. La stessa percentuale però la possiamo applicare anche a, diciamo così, alla popolazione italiana in età da lavoro, ed ecco che quindi possiamo stimare che siano 1.200.000 i lavoratori e le lavoratrici con DSA in Italia. Di queste indubbiamente ci sono tantissime persone che non sanno di avere un DSA, persone che non hanno quindi mai dato un nome alla propria caratteristica, che non ne sono consapevoli, oppure che lo hanno scoperto tardivamente, ad esempio grazie alla diagnosi di un figlio, di una figlia o perché no, di un nipote o di una nipote. In tutti i casi mancando di opportunità per prendere consapevolezza di sé, della propria caratteristica, del proprio funzionamento e soprattutto poi per individuare delle strategie per far fronte alle difficoltà. Perché questo sommerso? Perché la normativa è recente, ce ne parlerà ampiamente l'avvocato Antonio Caterino, e così come è recente la prima normativa sui DSA che risale al 2010, è recente anche la possibilità di avere diagnosi in Italia. È vero che oggi la conoscenza su questo tema è molto più capillare, ma ci sono voluti molti anni e molte battaglie. E se è vero che nel mondo scolastico, nel mondo educativo abbiamo fatto molti passi avanti, nel mondo del lavoro siamo decisamente invece agli inizi, ai primi passi. I disturbi specifici dell'apprendimento, abbiamo parlato di dislessia, ma in realtà sono quattro. La dislessia, come abbiamo sperimentato, si manifesta appunto con una difficoltà nella decodifica del testo. Con quali conseguenze? Sicuramente l'affaticamento. Tenete conto che la persona dislessica non automatizzerà mai quel processo di decodifica e quindi dovrà sempre impiegare molte energie per decodificare il testo scritto. Questo chiaramente rende la lettura per queste persone estremamente faticosa. Faticosa, una fatica che poi può aumentare nel momento in cui il materiale da leggere è tanto, nel momento in cui il materiale da leggere è estremamente complesso, ma anche quando il materiale da leggere, ad esempio, ha delle caratteristiche che lo rendono poco accessibile, poco leggibile. Un'altra conseguenza riguarda la comprensione in lettura, quindi capire ciò che è stato letto. Dislessico tipicamente è così impegnato nella prima lettura a decodificare il testo che può perdere il senso di ciò che sta leggendo ed ecco che deve rileggere, a volte anche più di una volta, per capire ciò che legge. Sicuramente un'altra conseguenza sono gli errori che possono capitare in lettura, come ad esempio leggere una parola per un'altra. La disortografia invece è un disturbo specifico che riguarda la scrittura e in particolare che si manifesta con una difficoltà nella componente ortografica. Quindi la persona disortografica commette tipicamente degli errori di tipo ortografico, come nell'uso degli accenti, degli apostrofi, delle doppie, del GN, dell'H, ed ecco che questi errori sono persistenti, quindi si ripetono e possono anche sfuggire al controllo della persona, persona che spesso i disortografici rileggono per evitare questi errori, ma anche in queste riletture l'errore potrebbe sfuggire. La discalculia, un disturbo specifico delle abilità di numero e calcolo, che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri. Ecco che la persona discalculica può avere, ad esempio, difficoltà nello svolgere rapidamente calcoli a mente o calcoli scritti, o ad esempio nel rievocare correttamente le tabelline che non sono mai state memorizzate nel corso della scuola elementare, o ancora anche errori nella lettura, nella scrittura di cifre. Infine, la disgrafia, anch'esso un disturbo della scrittura, ma che riguarda la componente motoria, quindi si manifesta con una difficoltà nella
realizzazione grafica della scrittura. Quali conseguenze? Il disgrafico si affatica molto quando deve scrivere a mano e può avere una scrittura e una grafia poco leggibile, a volte anche a se stesso, non solo agli altri. Una persona può avere uno o più disturbi specifici dell'apprendimento contemporaneamente, sicuramente la dislessia è la più frequente, tanto che nell'uso comune il termine dislessia o nel mondo anglofono dislexia viene spesso utilizzato in realtà per fare riferimento a tutti i DSA, e lo farò anch'io oggi, quindi quando parlerò di dislessia senza specifiche in realtà starò facendo riferimento a tutti e quattro i DSA. Un aspetto estremamente importante quando parliamo di dislessia DSA e anche quando ci rivolgiamo a una persona che ha questa caratteristica è ricordare che non si tratta né di malattia né disabilità, e lo vedremo, questo è vero anche da un punto di vista normativo in Italia, ma si tratta di caratteristiche di funzionamento su base neurobiologica che si manifesta in uno stile differente di pensiero e azione. Cosa significa? Il cervello dislessico è un cervello che funziona in maniera differente, un cervello che elabora le informazioni in maniera differente. Perché? Perché c'è una differente struttura, un diverso funzionamento di alcune strutture cerebrali. Ecco perché la parola più corretta per definire questo tipo di caratteristica è neurodivergenza. Il DSA non è l'unica condizione di neurodivergenza, ce ne sono altre, qui ne vediamo alcune, come il disturbo dello spettro autistico, la DHD, il disturbo di attenzione cono senza iperattività, o ancora il disturbo della coordinazione motoria, che un tempo veniva chiamato dispressia. Ecco, tutte queste condizioni hanno in comune il fatto e infatti il termine neurodivergenza o neuroatipicità viene utilizzato proprio per fare riferimento a quelle persone che hanno uno sviluppo neurologico e cognitivo differente dalla media, che diverge dallo sviluppo che possiamo definire tipico. E tenete conto che secondo alcune stime recenti la condizione di neurodivergenza interesserebbe fino al 15-20% della popolazione mondiale, quindi miliardi di persone. Un termine diverso, e qui permettetemi una brevissima parentesi per fare chiarezza su questi due termini che spesso vengono utilizzati come sinonimi, ma in realtà questo non è corretto. La parola neurodiversità invece si usa per fare riferimento all'intera variabilità tra i sistemi neurali e cognitivi dell'intera specie umana. Quindi in questo senso la neurodiversità è di tutti e tutte noi e può essere cruciale per lo sviluppo della specie umana tanto quanto la biodiversità lo è per la vita in generale. Cioè pensate se tutti pensassimo allo stesso modo, pensate se non esistesse questa variabilità, probabilmente non esisterebbe il progresso, l'innovazione. Ma torniamo ai DSA, qui ho condensato un po' quelle che credo siano le caratteristiche da tenere in debita considerazione, soprattutto quando si parla di DSA nel mondo del lavoro. Intanto proprio per quella natura costituzionale che abbiamo visto, si tratta di condizioni permanenti, di caratteristiche, un po' come il mancinismo, che quindi fanno parte della persona per tutta la vita e possono avere un impatto anche in età adulta e anche nel contesto professionale, non solo in ambito scolastico dove sono state affrontate e dove hanno avuto molta più attenzione in questi anni. L'altro aspetto da considerare, e già lo accennava Carla proprio all'inizio di questo incontro, è l'invisibilità, caratteristica che tra l'altro è comune a tutte le condizioni di neurodivergenza, non solo alla dislessia. L'invisibilità, perché parlavamo di un cervello che funziona in maniera differente, noi non possiamo però vedere quello che accade nel cervello, e quindi ecco che questa invisibilità, se da una parte può rappresentare un vantaggio per la persona che può decidere di non dichiarare il disturbo, mettendosi al riparo dallo stigma e da pregiudizi da parte degli altri, in realtà ha molti più svantaggi questa invisibilità, no? Perché proprio in quelle situazioni di mascheramento, proprio in quelle situazioni in cui la persona decide di non dichiararsi tale, di non dichiarare il proprio disturbo, è facile cadere in errori di giudizio, è facile cadere nei cosiddetti bias, no? Pensate banalmente al collega che può fare ripetuti errori ortografici nelle mail. Se non sappiamo che dietro quell'errore ortografico c'è questa caratteristica, è facile cascare e cadere in giudizi diversi e negativi, come pensare che quella persona sia poco attenta, poco responsabile, poco efficiente, anche poco prestante, perché no? E quindi ecco, vedete che l'invisibilità sicuramente crea molti più svantaggi che vantaggi. L'altro aspetto da tenere in considerazione è l'eterogeneità. Il profilo di una persona adulta con DSA dipende da tanti
tantissimi fattori e questo significa che non c'è un'unica ricetta per tutti. Gli scenari che possiamo avere in età adulta possono dipendere ad esempio da quando è stata fatta la diagnosi, dalla qualità dei supporti ricevuti sia in ambito scolastico che familiare, dal quoziente intellettivo che è sempre nella norma quando si parla di DSA, ma può essere anche ben oltre la media, la presenza di talenti particolari, la possibilità della persona di fare delle esplorazioni, ad esempio attraverso degli stage, dei tirocini. Co-occorrenza di altre condizioni di neurodivergenza, tenete conto che è molto frequente che le persone con DSA abbiano anche altri disturbi del neurosviluppo, come ad esempio l'ADHD, il disturbo di attenzione. Un altro aspetto comune riguarda il vissuto psicoemotivo, che spesso è piuttosto importante per queste persone, persone che fin da bambini devono imparare a far fronte alle difficoltà, si ritrovano di fronte a molti ostacoli e anche a molte incomprensioni, quindi subiscono spesso il giudizio da parte degli altri ed ecco che in età adulta possono vivere molte situazioni con una forte ansia da prestazione e possono maturare tutta una serie di convinzioni negative su di sé, quindi una bassa autostima che chiaramente può influenzarli nelle loro scelte. Immaginate la persona che rinuncia a una possibilità di avanzamento di carriera per la paura di tornare a un momento di giudizio, di valutazione, quindi per paura di fallire, di non essere all'altezza. Un altro aspetto comune a tutti riguarda la compensazione. Cosa significa? Le persone, al di là che hanno ricevuto la diagnosi o meno, grazie all'allenamento che si fa a scuola e grazie a strumenti e a strategie più o meno consapevoli, compensano le difficoltà, riescono a far fronte alle difficoltà, riescono ad aggirarle. Pensate allo strumento della sintesi vocale, no? Che permette di leggere il testo con le orecchie. Questo è sicuramente uno strumento che permette di bypassare quel processo di decodifica che per il dislessico è così faticoso, non solo compensazione grazie all'allenamento e alle strategie, ma grazie anche a questa straordinaria capacità del nostro cervello, che tutti i cervelli hanno, la neuroplasticità, la plasticità cerebrale. Questa capacità permette al cervello di riorganizzarsi, di trovare strade alternative per fare determinate attività. Ecco, il cervello dislessico è un cervello che ha trovato strade alternative. Pensate di essere sulla strada che vi porta a casa e di trovare un ostacolo di fronte a voi che vi impedisce di proseguire. Probabilmente cercherete una strada alternativa, magari più lunga, magari meno agevole, o chissà, magari una strada che vi permetterà di conoscere delle zone della vostra città che non conoscevate. Ecco, il cervello dislessico fa questo, non potendo contare su quelle strutture e quel funzionamento differente che è la base, l'origine del disturbo, trova strade alternative. Ed ecco perché le persone con DSA, se è vero che devono affrontare delle sfide legate alle attività di lettura, scrittura e calcolo, ma anche alla memoria, la gestione del tempo delle attività, alla concentrazione, hanno anche tutta una serie di punti di forza che non sono presenti nonostante il disturbo, ma proprio grazie a questo cervello che funziona in maniera diversa, in maniera divergente. Quali barriere nel contesto lavorativo, ma soprattutto quali soluzioni per l'inclusione? La prima barriera sicuramente è data dalla non conoscenza e quindi dalla presenza sicuramente di stereotipi, di pregiudizi su questo tipo di disturbi. Non conoscenza che poi si riflette anche su delle metodologie, su delle prassi, e parlo in particolare di tutte le metodologie, di tutte le prassi che si adottano nei processi HR, che sono basate su un modello neurotipico e quindi che di fatto rischiano di tagliare fuori non solo quel 5% di persone con DSA, potenzialmente quel 20% di persone con un profilo neurodivergente. Nella vignetta vedete un po' estremizzato quello che ad esempio può accadere in fase di selezione, no? Dove un esaminatore, per essere equo, propone a tutti la stessa prova, ovvero arrampicarsi sull'albero. È chiaramente per molti di questi candidati, per alcuni di questi candidati non sarà possibile nemmeno provarci, non avranno chance. Ecco, questo è quello che un po' può capitare alla persona con DSA. Quindi qual è il rischio di non abbattere, di non cercare di scalfire almeno queste barriere? I rischi sono diversi: non riconoscere, fraintendere, discriminare, ma credo soprattutto perdere persone di valore, perdere pensatori differenti.
Il pensiero dislessico è un termine coniato da Richard Branson, persona dislessica molto orgogliosa che ne parla spesso sui social e che ha ampiamente dimostrato di avere molti punti di forza, che insieme a Made by Dyslexia, Dictionary.com hanno coniato questo pensiero dislessico, hanno inserito una definizione ben precisa che qui vedete nella slide e hanno anche, grazie al supporto di LinkedIn, hanno anche permesso di inserire il pensiero dislessico tra le soft skill che si possono indicare nel proprio profilo LinkedIn. In questa definizione vediamo che il pensiero dislessico viene definito appunto come un approccio alla risoluzione dei problemi, all'elaborazione delle informazioni, all'apprendimento, spesso utilizzata dalle persone dislessiche, che coinvolge pattern di riconoscimento, di ragionamento viso-spaziale, di pensiero laterale e comunicazione interpersonale. Quindi, diciamo, con questa parola vi restituisco un po' quello che rischiamo di perderci, ecco, nelle aziende se non impariamo a riconoscere e a valorizzare queste persone. Che cosa possiamo fare? Come intervenire? Qui vediamo in estrema sintesi quattro punti che la ricerca ci indica da seguire per riuscire a includere le persone neurodivergenti, che sono poi in realtà le stesse linee di azione che adottiamo nei nostri progetti con l'Associazione Italiana Dislessia. Primo tra tutti, fare cultura sul tema, quindi per abbattere stereotipi e pregiudizi, ma anche per dare l'opportunità a quelle persone che non hanno mai dato un nome alla propria caratteristica di riconoscersi, concentrarsi sui punti di forza e quindi abbandonare un po' l'idea che tutti debbano sapere fare tutto e quindi cercare invece dei metodi per far emergere, per valutare correttamente le persone e favorendo l'emergere appunto dei talenti, dei punti di forza, fornire soluzioni personalizzate per rispondere a quell'eterogeneità e anche per essere in linea con la normativa che tutela lavoratori e lavoratrici di cui ci parlerà tra pochissimo l'avvocato, ma anche eliminare le barriere non necessarie, quindi muoverci in ottica design for all, cercare di abbattere tutte quelle barriere all'inclusione delle persone neuroatipiche. Io ho concluso, vi ringrazio, ma passo molto velocemente la parola all'avvocato Caterino, che ringrazio perché considero un amico, oltre che un guerriero, che grazie alle sue battaglie è davvero riuscito a raggiungere dei grandissimi risultati per tutte le persone dislessiche che ad esempio si trovano a dover affrontare dei concorsi pubblici o a dover fare gli esami di abilitazione per la professione. A te, Antonio. Cara Sara, ti ringrazio moltissimo per questa presentazione entusiasmante, ma ringrazio anche tutti coloro che hanno permesso di poter realizzare questa iniziativa, perché questo è un fronte delicatissimo, ancora scoperto, e da dislessico non posso che essere estremamente entusiasta e orgoglioso di essere con voi. Tra l'altro, da dislessico che ha scoperto di essere tale, disortografico, discalculico e disgrafico in tarda età, perché l'ho scoperto a 2 giorni dalla discussione alla mia tesi di laurea nel 2012, 2 anni dopo l'introduzione della legge 170 del 2010, che ha introdotto le misure compensative e dispensative. Per cui, una volta che ho acquisito la diagnosi, questa è la presentazione, l'introduzione che vi faccio, avendo scoperto che purtroppo, essendo io pronto ad affacciarmi al mercato del lavoro, non avrei potuto, diciamo, godere dell'applicazione di alcune misure di cui sarà parlato, che si chiamano misure compensative e dispensative, che si applicano nel percorso scolastico universitario, che sono le misure che compensano i disturbi o rimuovono alcune, diciamo, prove alle quali siamo chiamati. Questo per andare ad eliminare quella condizione di svantaggio in cui i nostri disturbi naturalmente ci collocano rispetto a una prova da svolgere che sarà oggetto di valutazione. Per cui, come ha ben mostrato Sara, il rischio nel nostro caso è quello di restare esclusi senza avere la possibilità nemmeno di gareggiare, cioè siamo eliminati in partenza la possibilità di competere. E per cui, avendo scoperto che rispetto al mercato del lavoro
quelle misure compensative che io avrei potuto, insieme alle misure dispensative, adottare nel corso del mio percorso scolastico universitario, non erano applicate al mercato del lavoro, intanto sono andato a vedere di che cosa si trattasse, poi a capire perché ancora non fossero state applicate nel mercato del lavoro. Vi assicuro che il lavoro che l'Associazione Italiana di Dislessia ha fatto è stato un capolavoro, perché voi dovete immaginare che persone che dal 2012 al 2020 che si trovavano a dover fare i conti con il mercato del lavoro erano completamente lasciate a se stesse, cioè nei concorsi pubblici quando si presentava una richiesta o come pure nelle aziende, questo ve lo posso affermare anche per esperienza personale. Dall'altra parte si ricevevano, diciamo, dei no secchi perché non c'erano norme che autorizzavano l'applicazione nei concorsi pubblici, negli esami abilitanti alla professione, ma anche per il mercato del settore privato, perché la selezione avviene per test che misurano le capacità logiche del candidato, che sono le test a risposta multipla, spesso a tempo, che vengono anche poi diciamo, parametrati questi risultati rispetto al voto di laurea. E quindi voi immaginate che cosa accadeva prima dell'introduzione di queste norme per questi candidati, che in molti casi venivano emarginati dalla possibilità di accedere al mercato del lavoro. Io stesso, quando mi sono laureato, che ho cominciato a esprimere con grande trasparenza la mia condizione di dislessico, perché diciamo, non individuavo e non ho mai ravvisato in questa condizione che tuttora spaventa, e adesso, come noi scopriremo in questa norma che andremo a vedere insieme, oggi il tema gigantesco da battere è quello di creare un ambiente nel mercato del lavoro, sia esso pubblico, privato, studi professionali, che consenta alle persone con DSA di parlarne serenamente, senza imbarazzo, senza preoccupazione, perché, come raccontava Sara, le sofferenze, i pregiudizi, le angherie, le ingiustizie che questi studenti hanno subito formano delle cicatrici se non si fa un lavoro serio anche di gestione, di maturazione psicologica, poi potrebbero condizionare in modo molto negativo tutte le esperienze, facendo sì che le persone con DSA, come tutti noi facciamo quando ci troviamo di fronte a difficoltà che riteniamo di non poter controllare, tendiamo a ritardare, a procrastinare, a evitare quel tipo di attività. E questo naturalmente vale a maggior ragione per chi viene da esperienze difficili. Per cui i disturbi specifici di apprendimento naturalmente costituiscono in chi è riuscito e ha avuto la fortuna, perché poi questo accade, di poter arrivare un po' più in là degli altri, sviluppa naturalmente una sensibilità, una comprensione, una tenacia nei confronti delle ingiustizie, non solo delle proprie, ma anche del contesto. E questa particolare attitudine a gestire il disagio, l'inquietudine e anche le cose che non funzionano verranno portate a beneficio dell'intero sistema. Questa è una delle più grandi qualità che hanno tutte le persone con DSA, insieme a una straordinaria energia, una grande positività. Faccio solo questo breve inciso perché naturalmente voi dovete immaginare che tutti noi che entriamo nel sistema scolastico e ogni santo giorno dobbiamo confrontarci con un compito che è fuori dalla nostra portata, che è molto difficile, che non ci riesce, e tuttavia dobbiamo continuamente confrontarci con quel compito, ogni giorno motivarci ad affrontare quel compito. Voi capite che in questo allenamento che dura per tutto il periodo scolastico e poi per chi, diciamo, ne ha la voglia e anche la fortuna di decidere di andare a sperimentarsi anche nel contesto universitario, quindi per tutto il periodo universitario,
produce nel corso degli anni una tale fiducia in se stessi, una grande positività, perché vedendo che ogni giorno le cose migliorano un centimetro alla volta, noi acquisiamo questa sicurezza, cioè il fatto che il duro lavoro alla fine premia sempre. E questa consapevolezza determina una fiducia nelle proprie capacità e una speranza rispetto alla possibilità di riuscire, che viene anche condivisa con il contesto, con l'ambiente circostante. E proprio perché noi abbiamo subito una difficoltà in ingresso, cioè un pregiudizio rispetto alle opportunità, siamo i primi a ridistribuire queste opportunità. Cioè vogliamo che chi ha vissuto per motivi anche diversi rispetto ai disturbi specifici dell'apprendimento, esperienze che gli hanno impedito di poter liberare il proprio potenziale, siano messe le condizioni di liberare il proprio potenziale. Questo diventa una nostra missione, un obiettivo specifico, perché sappiamo che cosa significa stare ingiustamente ai margini e vogliamo limitare questo tipo di esperienza, questo tipo di naturalmente contesto complesso, e quindi in tutto ciò che facciamo cerchiamo di inserire, di includere il più alto numero di persone con l'obiettivo di creare un ambiente in cui tutti noi non abbiamo paura di essere noi stessi, e il fatto di produrre ambienti in cui non ci sono naturalmente domande che non si possono porre, non ci sono cose che non si possono dire, produce quell'ambiente che genera innovazione, perché va a eliminare il pregiudizio, va a eliminare le preoccupazioni che mettono il freno a mano alle potenzialità delle persone. E la norma che adesso vedremo, e quindi chiedo a Sara di procedere con la slide, è una norma estremamente chiara e estremamente breve, che è stata una grande prova da parte di tutti quelli che hanno lavorato per arrivare alla produzione di questa norma, perché è una norma che parte dal presupposto che non tutti i lavoratori vogliano parlare di questa condizione, e per cui diciamo il legislatore parte dal presupposto che va costruito un ambiente per favorire l'emersione di questa condizione e pertanto per incoraggiare la creazione di ecosistemi che consentono di generare fiducia nei lavoratori con DSA che si affacciano al mercato del lavoro, le aziende sono chiamate a fare il primo passo, perché potrebbe accadere che i lavoratori non vogliano parlarne, e quindi la norma prende atto di questo fatto, ed è una norma che è stata scritta da una mia collega, l'avvocato Anna Rossomando, che è ancora vicepresidente del Senato, con la quale abbiamo lavorato molti anni per poter arrivare alla produzione di una norma semplice, chiara e facile da implementare, che lascia alle organizzazioni del settore privato del lavoro la possibilità di decidere cosa e come e quando applicare queste misure. Ed è una norma per questo favolosa. Allora, adesso la commentiamo insieme. Bravissima Sara, procedi. È una norma, come vedete, composta da pochissimi commi. Allora, c'è il comma iniziale che è il preludio, che introduce i disturbi specifici dell'apprendimento, e come vedete, fissa la finalità della legge. La finalità è assicurare uguali opportunità di sviluppo. Questo perché noi partiamo dal presupposto che ad oggi non è così. Quindi questa norma è finalizzata a consentire pari opportunità sia nella fase di accesso che nella progressione di carriera, perché ad oggi non è così, con l'ulteriore finalità di evitare discriminazioni che potrebbero esserci. E per poter arrivare a ottenere questo risultato, il secondo comma pone a carico del datore di lavoro un obbligo, ed è quello di andare a individuare una persona, un soggetto nell'organizzazione, nell'organigramma aziendale, che abbia il compito di creare l'ambiente adatto
adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle persone con DSA che naturalmente, liberamente, spontaneamente hanno deciso di comunicare all'azienda questa loro specifica condizione. E questa persona che verrà designata per questo importante ruolo avrà il compito di immaginare e costruire quel pacchetto di misure compensative e dispensative che consentano al lavoratore innanzitutto di ottenere in fase di ingresso e quindi di selezione una selezione che rimuova quella condizione di svantaggio, ma soprattutto nell'inserimento lavorativo di guidarlo all'interno dell'azienda. Per trovare quella posizione in cui, grazie ai disturbi specifici dell'apprendimento, alle particolari naturalmente abilità che noi sviluppiamo grazie a questi disturbi, veniamo messi nella condizione di essere un valore aggiunto. Io in questi anni ho ricevuto migliaia di telefonate da manager, imprenditori, professionisti con disturbi specifici di apprendimento. La cosa sorprendente che è emersa è che loro stessi mi hanno detto: se noi oggi fossimo stati selezionati con i criteri che ci sono in questo momento, probabilmente avremmo avuto severe difficoltà a superare questo sbarramento. Tuttavia, la nostra crescita, il nostro progresso in azienda è stato connesso proprio grazie alle abilità e qualità che caratterizzano le persone con DSA. Sara naturalmente le ha evidenziate, io non ho il tempo adesso per parlarne, però estremamente magari dedicheremo per chi volesse Sara ed io un webinar appositamente su questo. Ma dovete sapere che, per esempio, anche rispetto alle professioni qui a Milano, la presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Milano, che è Marcella Caradonna, anche lei ha una diagnosi completa di disturbi specifici dell'apprendimento. Io Marcella da anni lavoriamo sul fronte delle professioni per incoraggiare naturalmente innanzitutto carriere anche su questo fronte da parte di persone che preferirebbero rinunciare a questo tipo di possibilità per paura che il confronto naturalmente con un tipo di lavoro dove la parola scritta è la regola, naturalmente l'habitat dominante, quindi potrebbe determinare le preoccupazioni in più. E rispetto alle misure compensative e dispensative che, come Antonio, vedete, la legge non va a identificare, si limita Antonio, no, soltanto. scusami se ti interrompo, ma a me l'ingrato compito anche di tenere un po' Sì, le no, fila dei tempi. Un io minuto, se riusciamo. ho Ok, assolutamente grazie mille, finito, scusami l'interruzione. stavo arrivando alla fine rispetto al fatto che le misure compensative e dispensative saranno definite con il candidato naturalmente DSA sulla base delle esigenze che vengono evidenziate nella diagnosi e AID in questo momento sta facendo un lavoro eccezionale per andare a cambiare e modificare i processi di valutazione e poi che consentono la progressione di carriera. Grazie a tutti. Grazie Antonio, scusate per questo ingrato compito, mi scuso anche già subito con i prossimi relatori se dovessi interrompervi. Invece ridò la parola a Carla perché iniziamo questa seconda parte dell'incontro per andare un po' a spostarci dalla teoria alla pratica, quindi per raccontare un po' le esperienze di Groupama e anche delle partner presenti oggi. Prego Carla. Allora, io ho veramente due parole per introdurre il percorso che stiamo facendo con l'Associazione Italiana Dislessia, in cui peraltro Sara ci sta accompagnando. Adesso Sara vi racconterà in che cosa consiste. Quello che ci ha, diciamo, conquistato del percorso è che effettivamente si caratterizza per una grande multidisciplinarietà. Noi abbiamo la fortuna di avere, diciamo, le leve delle risorse umane, dell'organizzazione e anche della comunicazione. In effetti lo stiamo approcciando insieme, quindi attraverso gli incontri con ID stiamo toccando sia i temi del come facciamo le cose, ma anche del che strumenti utilizziamo e anche dei processi che ci sono sotto e anche di come comunichiamo con le persone. Stiamo rivedendo anche i format standard delle nostre comunicazioni, eccetera, oltre che gli strumenti di accessibilità. Ed effettivamente è una grande opportunità per ripensare il modo in cui si fanno le cose, tra l'altro rendendolo, portandolo al passo con
con i tempi. Il processo di certificazione aiuta anche in questo. Quindi ti ho, diciamo, come dire, dato un assist quasi pubblicitario, sai? Detto Grazie questo, ci Carla. tenevo a dirlo perché quando abbiamo iniziato il percorso per la Dyslexia Friendly Company Certification non avevamo piena contezza di che cosa avrebbe comportato, in realtà lo stiamo scoprendo ed è una bella esperienza. A te. Grazie Carla, grazie mille. Sì, riprendo la parola per descrivermi il progetto di Associazione Italiana di Dislessia. Il progetto l'abbiamo chiamato DSA Progress for Work. Si tratta di un progetto che proponiamo alle aziende con una finalità duplice, intanto, quindi win-win possiamo chiamare, perché da una parte l'intento è quello di dotare le aziende di un know-how specifico che permetta di valutare correttamente il potenziale delle persone con DSA, ma soprattutto di favorire l'emergere dei talenti. Dall'altra, creare le condizioni, come diceva anche Antonio, affinché le persone con DSA si sentano fiduciose nel dichiarare la propria caratteristica, quindi anche nel richiedere eventualmente un supporto in termini di strumenti e accomodamenti. Accomodamenti che permettono alla persona di compensare la difficoltà, ma utilizzerei più la parola ottimizzare la prestazione, chiaramente con una ricaduta positiva in termini di benessere della persona, ma anche no, per l'azienda che ne vedrà un dipendente messo nelle condizioni di poter dare il meglio. Quindi questa è la finalità. Come portiamo avanti questo intento? Partiamo da un'analisi dei processi, in particolare dei processi HR, ma come nel caso di Groupama, in realtà allargando la nostra visuale anche ad altre funzioni come la comunicazione. In questo processo di analisi, in questo primo step di analisi, andiamo cercando i potenziali ostacoli per le persone con DSA. E anche per le persone in generale con una neurodivergenza. Passiamo poi a un incontro di formazione specifico e rivolto alle funzioni HR, ma in generale a tutte le persone che in azienda sono state coinvolte nel primo step. Successivamente, qui ci ritroviamo al cuore del progetto, andiamo a definire insieme tutta una serie di linee guida di buone pratiche, sia per fare in modo che che l'azienda sappia rispondere alla persona con DSA che si appella alla legge 25 e quindi che chiede un supporto, ma anche in generale in ottica design for all, quindi cercando di andare in realtà a rivedere tutti i processi e ad andare ad eliminare tutte quelle barriere inutili, perché non possiamo non tenere in considerazione che le persone con DSA potrebbero non dirlo o addirittura potrebbero neanche saperlo. E quindi questo ci permetterebbe di creare ambienti inclusivi al di là dello svelamento e al di là della condizione del singolo individuo. Proseguiamo poi con delle attività non solo di verifica della corretta implementazione di queste policy, ma anche con delle attività di simulazione, di testing, sempre per passare un po' dalla teoria alla pratica, fino ad arrivare alla consegna della certificazione di Dyslexia Friendly Company. Certificazione che non segna di certo un momento, ecco, di fine, ma piuttosto di inizio, perché si tratta di un percorso, di una partnership anche con AID che andrà avanti nel tempo perché l'azienda affini sempre di più, no, le sue capacità nel leggere il capitale umano anche attraverso questa lente, no, questa lente della neurodiversità, della neurodivergenza. Il valore aggiunto con Groupama è quello che già diceva Carla, perché non sempre le aziende accolgono fin da subito l'idea del design for all. Quindi mi complimento con Groupama perché è una delle pochissime aziende che ha abbracciato fin da subito in questo tipo di approccio ed ecco perché fin dai momenti di analisi abbiamo coinvolto altre funzioni oltre alla funzione HR, quindi stiamo lavorando anche per rivedere e fare queste migliorie in ottica design for all. Perché? Perché come diceva Carla e lo ribadisco, tutto quello che facciamo per le persone con DSA va a vantaggio di tutti perché va, no, a soddisfare quella variabilità che appartiene un po' a tutti e tutte noi. Io concluderei qui la mia parte, anche per non togliere tempo invece alle due esperienze che sentiremo adesso, quindi do la parola subito a Sara De Rocco, la Chief Commercial Officer di Marsh McLennan, che ci racconterà la loro esperienza insieme ad Antonio. Prego, Sara.
Grazie Sara e grazie a tutti e benvenuti a questo momento che come sempre arricchisce molto. Marsh McLennan è partner del Dive-In, scusate ma ho fatto dei webinar in inglese quindi mi vengono le parole in inglese in questo momento, quindi fin dai primi passi e fin dalle prime edizioni anche a livello italiano siamo molto onorati di essere all'interno di questo gruppo di lavoro. Per un semplice motivo, quando parliamo di diversity, equity and inclusion, nessuno ha la ricetta, nessuno ha la bacchetta magica, quindi solo se riusciamo a rubare esperienze, a condividere esperienze, a mettere anche in rete a fattor comune esperienze che tutti noi viviamo come persone, come professionisti e come aziende, sicuramente questo può facilitare tutti nel compito di creare ambienti di lavoro inclusivi. Ed è proprio un po' questo che a nostro avviso è la base di partenza, cercare di lavorare sulle nostre culture aziendali affinché siano, si è parlato di inclusiveness by design, no? Quindi devono essere culture che favoriscano sempre di più l'inclusione, l'equità e il riconoscimento delle nostre differenze e delle nostre diversità. Ciascuno di noi, a partire, ripeto, dall'essere delle persone, avere storie diverse, abbiamo necessità diverse, abbiamo bisogni diversi, siamo diversi e questo dobbiamo sempre ricordarcelo, non c'è una diversità più diversa di un'altra, è l'essere umano che è fonte di diversità. E come tale dobbiamo appunto lavorare certamente da un punto di vista aziendale, di datore di lavoro, nel favorire l'emergere di queste differenze e soprattutto l'inclusione di queste differenze. Ma non dimentichiamoci che proprio perché siamo persone e soprattutto il mondo assicurativo e finanziario vive di persone quotidianamente, l'accoglimento della diversità e la cultura nasce da noi, nasce dai singoli. E quando affrontiamo dei temi come quello di oggi, insomma, il sottotitolo è abbastanza emblematico, no? Parliamo di sfide invisibili, parliamo di diversità invisibili, e non sono solo quelle afferenti alla sfera dei disturbi specifici dell'apprendimento, le diversità invisibili, ce ne sono tantissime. Possono essere invisibili semplicemente per una questione proprio della diversità in senso più intrinseco, ma possono essere invisibili perché semplicemente le persone non hanno voglia o non hanno la possibilità o non se la sentono di poterle condividere e come tali, pressoché tranne forse una o due, cioè il genere e la generazione, tutte le nostre diversità sono invisibili. Ed ecco che se noi abbiamo creato da un certo punto di vista una cultura aziendale che tende a favorirla, ma soprattutto riusciamo a far crescere le nostre persone internamente affinché vadano alla scoperta delle diversità, forse riusciremo a creare quel sostrato affinché le persone possano e vogliano condividere queste esperienze, queste caratteristiche peculiari di cui parlavamo. Questo rende però difficile anche il lavoro delle aziende, è inevitabile. Quando le nostre aziende vivono di dati, no? Il mondo dell'HR stesso in profonda trasformazione, io non sono HR, faccio parte della parte del business di Marsh, ma se non abbiamo dei dati d'appoggio su cui fare le nostre valutazioni, su cui attivare dei progetti, su cui creare un piano d'azione, effettivamente brancoliamo spesso un po' nel buio. Ed è il motivo per cui ormai credo più di 10 anni fa abbiamo deciso con un gruppo di colleghe e di colleghi di creare un Employee Resource Group che oggi si chiama Today Lab, dove il DEI sta proprio per Diversity, Equity and Inclusion. La parola equity dobbiamo sempre ricordarcela, è stata citata proprio da te Sara in una fase iniziale, dove equità non significa dare la stessa cosa a tutti, ma fare in modo di compensare le necessità e i bisogni affinché tutti possano partire dallo stesso livello. Quindi questo è un po' il punto di partenza. Questo gruppo di lavoro, appunto su base assolutamente volontaria che ha coinvolto negli anni diversi colleghi all'interno delle nostre aziende, era nato
come Women Lab, quindi era nato con un intento e un focus decisamente spostato sul favorire la crescita, la carriera, lo sviluppo, l'empowerment delle colleghe donne. Progetto a cui da subito hanno partecipato anche dei colleghi di genere maschile, proprio perché si riconoscevano in questa volontà di far crescere e di creare e di restituire qualcosa anche alla popolazione femminile. Ma ben presto, lavorando su questi temi, quindi quelli che potevano essere i bisogni di questo cluster di popolazione, in realtà ci siamo resi conto fin da subito che tutto quello che dicevamo andava benissimo e sarebbe stato di aiuto per tutta la popolazione aziendale, ma proprio perché ritorno al mio concetto iniziale e riprendo il concetto di inclusiveness by design, o comunque l'essere, disegnare i processi in modo che vadano bene per tutti. È questa alla fine la caratteristica primaria e trasversale nel lavorare su concetti di diversità, equità e inclusione. Ed è importantissimo conoscere, comunque approfondire questi temi di diversità anche da un punto di vista scientifico, tecnico e specialistico. E con Antonio qualche mese fa, insieme a questo gruppo che citavo prima, Today Lab, abbiamo proprio pensato di organizzare un momento in cui Antonio ha condiviso con noi la sua esperienza, ci ha dato e ci ha fornito un sacco di spunti utili, ed è stato un momento particolarmente piacevole, soprattutto per i feedback che io ho ricevuto da parte dei colleghi e delle colleghe del nostro gruppo, perché molto spesso adesso noi non siamo ancora nella generazione in cui abbiamo riconosciuto questa specificità, ma moltissimi già mi dicono: io ho un figlio, io ho una figlia, quindi è stato veramente importante. E le sfide di queste persone nell'affrontare o nell'accompagnare i propri figli nel mondo del lavoro sicuramente è un ambito, una preoccupazione su cui stiamo cercando di investire. La testimonianza di Antonio su questo è stata assolutamente emblematica. Non so, Antonio, se vuoi dire due parole dell'esperienza che ci ha visto insieme in quel momento. Grazie, ti ringrazio come sempre per le tue parole straordinarie nei confronti. È stato un bellissimo momento, perché per me avere l'occasione di raccontare questi aspetti è un modo per rimuovere la paura, la preoccupazione che spesso anche i genitori hanno, comprensibilmente, come li avevano naturalmente i miei. Non pensate che per me, naturalmente, che ho acquisito la diagnosi in tarda età, sia stata facile convincere anche mamma e papà nel dire: io non ho alcun, diciamo, timore nel parlarne pubblicamente, perché naturalmente i miei, quando io ho iniziato la campagna per cambiare la modalità d'esame d'avvocato in modo che avessi la possibilità di poter avere in partenza una chance per giocarmela, i miei hanno detto: ma che cosa si dirà? Che tu sei l'avvocato dislessico? E io ho detto: vabbè, qual è il problema? È una battaglia di civiltà, nessuno fino a questo momento, semplicemente per ragioni storiche, è riuscito a compiere quello che io avrei sperato di trovare, ma che naturalmente non ho trovato, perché il tema è questo. Io naturalmente avrei voluto che qualcun altro mi avesse anticipato, però purtroppo così non era, e allora ho sfruttato questa grande occasione per poter fare qualcosa che fosse naturalmente utile per me e utile per chi come me si trovava in questa situazione. E quindi quello che voi state facendo è cruciale per il destino di molti di noi, perché quello che stiamo facendo diventa determinante per iniziare a fare qualcosa o per non iniziare a fare qualcos'altro. Noi stiamo generando delle opportunità, cioè senza tutto questo lavoro molte persone rinuncerebbero prima. Quindi il mio obiettivo è proprio quello di allargare l'ambito delle possibilità, cioè ridefinire i confini del possibile, e tutto questo contribuisce verso questa direzione.
Grazie Antonio, ed è stato straordinario come Antonio ci ha guidato proprio nelle competenze che le persone con queste caratteristiche riescono a sviluppare, che possono portare nel mondo del lavoro con assoluta profittabilità per entrambi i lati. Chiudo perché vedo che stanno arrivando tantissime domande dal pubblico, quindi non voglio rubare spazio né a Elena né agli altri partecipanti, ma il motto di quest'anno del Dive-In era Unlocking Innovation, the Power of Inclusion, e Pierre nella sua introduzione ha usato delle parole perfette per descrivere il settore assicurativo, perché il settore assicurativo forse più di qualsiasi altro è un attore sociale che ha una forte responsabilità sociale su questo, ed ecco che forse possiamo prendere spunto anche da altri settori, penso ad esempio a quello tecnologico, dove proprio il disegno di prodotti che nascano già con le caratteristiche intrinseche di essere rispettosi delle diversità e inclusivi per definizione potrebbe essere forse qualcosa che anche nel settore assicurativo potrebbe essere migliorato. E chiudo con un ultimo tema: c'è un grande fermento su tutto quello che riguarda gli aspetti della salute e del benessere delle persone, anche qua il settore assicurativo nella sua totalità già fa tantissimo a livello di piani sanitari e piani benefit in generale, a beneficio dei dipendenti delle nostre aziende clienti o degli individui che abbiano bisogno di protezione. Ecco che anche in questo caso, data anche un po' la difficoltà che il sistema nazionale sanitario pubblico sta affrontando, il ruolo che il settore assicurativo deve rivestire e può rivestire nell'aiutare sempre di più a soddisfare i bisogni delle persone diventa sempre più importante. Quindi ecco che magari innovazione, diversità e corporate social responsibility possono davvero andare a braccetto anche grazie al settore assicurativo. Grazie Sara, grazie mille, e lascio la parola allora a Elena Mazza di White Group che ci racconterà la loro esperienza. Grazie Sara, grazie a tutti, è un onore e un piacere oggi essere qui in questo tavolo di lavoro con queste colleghe e colleghi. Molto importanti. Cosa dire alla fine di tutti questi interventi? Molto poco, cercherò di essere telegrafica e lasciare spazio alle domande che vediamo essere tanti. Brevemente, White Group nasce dall'aggregazione di realtà diverse, intese come territoriali, diversità generazionali o esperienziali, quindi abbiamo la fortuna di averlo nel DNA, quindi di avere una cultura inclusiva fin dall'inizio. E questo è un po' il primo passo che diceva Sara prima, la consapevolezza, no? Fare cultura, fare informazione. Bene, non voglio dire che questo è un tic ce l'abbiamo, però è un qualche cosa che alcuni di noi, alcune delle aziende nuove, ex startup, le nuove generazioni un pochino hanno, però non può e non deve fermarsi a essere solo cultura. Per quella che è la mia, la nostra esperienza, ci deve essere un impatto coerente in quelle che sono le iniziative quotidiane, nelle realtà di tutti i giorni, come diceva la collega Sara di Marsh prima, nei datori di lavoro, nelle politiche di assunzione, ma anche nei nuovi team e HR che nascono. Noi qualche anno fa abbiamo deciso di rivedere anche nel lessico quella che è la definizione del nostro team, abbandonando il nome di risorse umane e chiamandoci People Care. Perché? Perché le persone sono veramente il centro. La cura delle persone, come si diceva prima, è un investimento in innovazione. Perché la diversità è ricchezza, è solo dal confronto, è dallo scontro di posizioni diverse e complementari che si può avviare quel cambiamento, e oggi siamo qui a parlare di Unlocking Innovation, quindi deve essere la base. E io dopo la call to action che Sara ha fatto per il mondo assicurativo, mi sento di farne una indirizzata direttamente alle persone che si occupano di risorse umane, di people care e people culture nelle aziende. Abbiamo visto degli esempi di come alcuni dei nostri preconcetti o bias cognitivi ci portano a affrontare le selezioni, le valutazioni, instaurando involontariamente delle barriere. Quindi questa è una sfida invisibile anche per chi
con il massimo della cultura inclusiva, il massimo delle buone intenzioni, però si appoggia su vecchi costrutti di come si fa una selezione, di come si fa un piano di crescita. Ecco, la vera sfida, secondo me, per le colleghe e i colleghi professionisti nel mondo HR di domani è decostruire quel metodo che si è formato in questi anni e prevedere un ventaglio diversificato, perché diversità è diversificare l'approccio di accesso al mondo del lavoro e soprattutto poi crescita e potenziamento dello stesso. Quindi io credo che mai come oggi sia necessario e sia bello poter avere un impatto, essere concreti, e mi piacerebbe che da questo dive-in, non dico nascesse un manifesto del quali sono le best practice da fare, ma perché no, se anche soltanto ognuno dei partecipanti a questo tavolo nella propria azienda porta un piccolo cambiamento nelle risorse umane, nella comunicazione, diceva Sara prima, nel design del prodotto o nella user experience, ecco, questa secondo me è un'inclusione che ha un impatto effettivamente innovativo. Chiudo ringraziandovi tutti, lasciando a Sara il piacere di condividere un paio di domande se è rimasto del tempo. Grazie. Grazie Elena, grazie mille. Allora sì, è arrivata qualche domanda, sarò rapidissima perché abbiamo veramente pochissimi minuti prima della chiusura della live. Allora, prima domanda riguarda la possibilità di organizzare degli incontri simili, magari rivolti ai diretti interessati, no? Quindi a studenti e studentesse con DSA, ma anche a lavoratori e lavoratrici. Assolutamente sì, perché no? Anzi, noi con l'Associazione Italiana di Dislessia in realtà ne facciamo continuamente. Anzi, vi segnalo che la prossima settimana è la settimana nazionale della dislessia in Italia. Si festeggia e si festeggia in grande, perché l'Associazione Italiana di Dislessia muove veramente tantissimi eventi, ognuno organizzato dalle sezioni locali di Associazione Italiana di Dislessia, che sono più o meno 85 in Italia, quindi davvero tante. Si tratta di eventi sui territori, di eventi online, di eventi in presenza, e vi consiglio di andare su www.aiditalia.org perché c'è una mappa proprio di tutti questi eventi, e quindi chissà che non ci sia modo di approfondire già alcune tematiche invitando ragazzi, insomma le persone che sono interessate, anche genitori e familiari. Vado veloce con la seconda domanda che riguarda gli strumenti, le nuove tecnologie che poi sono ormai alla portata di tutti, e viene chiesto appunto quanto sono di supporto alle persone con DSA. Tantissimo, quanto lo sono in realtà anche per noi, no? Perché io ad esempio che uso spesso strumenti sia come consiglio, no? Anche ai pazienti che vedo per le diagnosi di DSA, in realtà sono poi strumenti che uso anch'io. Quindi ad esempio l'audiodettatura piuttosto che la scrittura automatica, adesso ci sono nuovi chatbot, anche i chatbot possono essere molto utili, ma ripeto, veramente a tutti e a tutte, quindi la tecnologia dà un aiuto ma non è risolutiva, e comunque va calato lo strumento chiaramente nel contesto, cioè intendo che in certi contesti di lavoro può essere più utile una strategia comportamentale, diciamo così, non per forza uno strumento tecnologico. Quindi ci sono strumenti e strategie anche non tecnologiche di grande aiuto. Ultimissima domanda, se nella nostra percezione il livello di maturità delle aziende rispetto a questo tema, che, diciamo, a che livello siamo? Ecco, siamo un po' indietro in effetti. In realtà noi di Associazione Italiana di Dislessia abbiamo inaugurato questo progetto nel 2015, quindi sono diversi anni che stiamo cercando di diffondere il verbo, e devo dire che la risposta da parte delle aziende è sempre più forte, no? Ma perché? Perché si sta iniziando a parlare in generale nella società di queste differenze invisibili che vanno tenute in considerazione, e quindi devo dire che sono molto ottimista, ecco, nonostante il livello sia ancora basso. Ultima domanda, ecco, come si definisce chi è affetto da DSA? Allora, la parola affetto non si utilizza con le persone con DSA e nemmeno con le condizioni di neurodivergenza, proprio perché richiamano e rimandano a un concetto di disabilità, e non è così. Quindi le persone con DSA possiamo nominarle in questo modo, quindi persona con DSA oppure dislessico, disortografico, discalculico, disgrafico. Quindi questo è il modo corretto di parlare di DSA e di rivolgersi a una persona con DSA. Direi che il nostro tempo è quasi finito.
Non so se Carla vuole dire due parole o concludo io. Io intanto ne approfitto e segnalo che in AID abbiamo anche due servizi di helpline, uno rivolto alle famiglie e ai genitori e uno rivolto agli adulti, completamente gratuiti, accessibili anche ai non soci, quindi non c'è bisogno di essere soci AID per accedere a questi servizi. I contatti li trovate sul sito che vi dicevo prima, aiditalia.org, scusatemi. E poi prima di dare magari la parola a Carla che chiude, ringrazia tutti, io mi permetto di risottolineare quello che è già emerso, cioè dobbiamo sensibilizzare, dobbiamo parlarne di queste condizioni con la consapevolezza che adottare una prospettiva diversa ci permette in realtà di andare ben oltre al DSA, ma di rendere ambienti inclusivi e accessibili al di là della condizione di partenza e del nostro bisogno. Grazie a tutti. Io veramente più che due parole di conclusione vorrei fare due parole di ringraziamento, perché credo che sia stata un'ora insieme ricchissima di contenuti, di stimoli, di spunti. Sono arrivate diverse domande, questo testimonia anche un interesse rispetto ai temi che abbiamo trattato. Una riflessione che si faceva con Sara e con Elena, secondo me particolarmente importante: noi oggi abbiamo avuto un focus sugli ambienti di lavoro, sui dipendenti, ma attenzione che tutto quello che miglioriamo in termini di esperienza utente vale anche per i clienti, quindi vale anche per il mondo che è fuori di noi. Quindi vi ringrazio per aver partecipato, per essere stati con noi in questo tempo, di aver dedicato impegno di risorse per realizzare questo seminario. E io vi do appuntamento al prossimo anno, perché insomma credo che alcune partnership meritino di essere ripetute nel tempo. Insieme si è più forti, si riesce a portare a casa risultati più importanti. Ringrazio in particolare la testimonianza dell'avvocato Caterino, che è stata entusiasmante anche per il coinvolgimento. Sara l'ha definito un guerriero all'inizio e abbiamo capito mentre parlava perché credo lo sia veramente. E poi Sara, ecco, sei una risorsa preziosa per chi voglia affrontare questi percorsi, diciamo, con una guida e con degli indirizzi, perché a volte, ed è un tema importante quando si parla di disabilità, il più grande ostacolo è proprio la difficoltà di parlare di certe cose, non si sa come approcciarle, non si sa come chiamarle, c'è una timidezza anche da parte di chi è pieno di buone intenzioni. Dall'altra parte vale quello che appunto si diceva. Bisogna cominciare da qualche parte, il linguaggio è importante, e soprattutto la volontà di cambiare le cose. Penso che ci sono diverse persone oggi qui che hanno voglia di cambiare le cose, e quindi è su questo che mi piace salutarci. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.